tutti, anche a chi ci sta seguendo in diretta streaming e benvenuti a questo secondo incontro dei caffè che abbiamo dedicato al tema delle plastiche. Nel primo incontro, per chi non ha potuto seguirlo, che ha visto come ospiti e relatori la professoressa Valentina Beghetto e il professor Paolo Pavanna del campus scientifico di Ca' Foscari di Via Torino, vorrei riproporre tre temi che credo saranno anche che ritroveremo questa sera. Il primo, abbiamo illustrato quanto le plastiche tradizionali, cosiddette quelle che derivano da materia prima fossile, siano presenti nella nostra vita quotidiana, è stato sottolineato come per molti aspetti saranno ancora indispensabili nelle molteplicità di usi. È stato fatto per esempio un riferimento all'utilizzo nel packaging con il ruolo che hanno nel prolungamento della vita dei prodotti che sono confezionati. E quindi in questo caso il vero obiettivo diventa non disperdere queste plastiche utilizzate con queste finalità e riciclarle il più possibile. Il secondo argomento che ci è stato proposto, in riferimento alle cosiddette bioplastiche, cioè a plastiche che derivano da matrice organica, pur con successi che stanno crescendo, anche con tecnologie sviluppate appunto dal campus, come ci ha illustrato il professor Pavan, però presentano diciamo, l'inconveniente che la materia prima rischia di essere in antagonismo all'utilizzo dei terreni fertili per l'alimentazione, quindi non è un'autostrada, diciamo, e di conseguenza come il tema della circolarità, cioè del recupero di materia organica da scarti sia quanto mai centrale degli obiettivi da perseguire. E il terzo tema è stato che credo che sia importante anche per noi cittadini, bioplastica non significa necessariamente biodegradabile e che quindi anche in questo caso il tema della non dispersione e del recupero è altrettanto centrale. Questa sera, come avevamo anticipato la volta precedente, invece affronteremo diciamo, l'ambito dell'utilizzo di queste diverse materie prime. Abbiamo pensato di coinvolgere i due ospiti, che poi vi presento meglio, Carlo Gaino, designer e professore dello IUAV, e Luca De Marchi, manager di Veritas, su diciamo, i due estremi, se volete, del ciclo di utilizzo, la progettazione, il design e diciamo, il recupero o comunque la raccolta finale delle plastiche utilizzate. Il tema della progettazione del design lo abbiamo pensato non solo per anche la valenza diciamo, culturale che questo, come tutti gli aspetti del design, può avere, ma anche perché oramai sempre più nelle tematiche del recupero circolare dei materiali, la sfida è anche di pensare all'inizio nella progettazione di che cosa succederà quando poi il bene finisce la sua vita di utilizzo diciamo standard. Siamo anche questa sera al Grand Central, questo bellissimo locale in centro a Mestre, all'incrocio fra sostanzialmente, anche se non è proprio lì, ma via Carducci e via Piave, e quindi ringraziamo la famiglia Dal Poz, Giovanni e Massimo che ci ospitano e saluto quanti sono voluti venire
a seguire in diretta questo nostro incontro, e Andrea Sperandio, presidente di Mestre Mia, che ci supporta anche nell'organizzazione di queste nostre iniziative. Bene, passo a presentare sinteticamente, come nostra abitudine, il primo relatore, Carlo Gaino, car designer all'Ital Design e all'Idea Institute. Nel 1988 fonda Synthesis Design, occupandosi di svariati settori del product design e dell'automotive design. Tra le aziende con le quali ha collaborato nell'automotive, Fiat, Lancia, Maserati, De Tomaso, Alfa Romeo, Nissan, Matra, Moto Guzzi e Garelli. Nel product design, Manconi, Jacuzzi, Video System, Offshore Marine, Secafredo Caffè System, Irinox, IRSAP. Ha vinto numerosi premi nazionali ed internazionali come progetti per Jacuzzi, Irinox, Euromac, Altro Mercato. Dal 99 collabora con il Politecnico di Torino al corso di disegno industriale dei mezzi di trasporto e dal 2001 con l'Università degli Studi UAV di Venezia, corso di laurea specialistica in disegno industriale del prodotto. È stato menzione d'onore 2015 ADI Compasso d'Oro International Award. Grazie, professor. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, parliamo di queste benedette materie plastiche. Io voglio cominciare raccontandovi una storia che per me è stata abbastanza significativa ed è di tantissimi anni fa. Io lavoravo ancora all'Ital Design e un bel giorno ci hanno chiamato e ci hanno detto: guardate che c'è una riunione, dobbiamo trovarci con i signori della Volkswagen che ci spiegheranno che cosa bisognerà fare in futuro. Quindi correva l'anno 1986-87, non ricordo bene, però uno di quei due. La riunione, diciamo che si parlava di come trattare le materie plastiche. Quello che ci hanno detto è detto: guardate che da adesso in avanti cambia tutto. Cioè siamo a metà degli anni 80 e nel mondo dell'auto questo discorso era già estremamente importante, nel senso che una casa automobilistica come la Volkswagen aveva deciso di fare in qualche modo una svolta nei loro prodotti, quindi cominciare a pensare al quando i prodotti vengono disassemblati, quando i prodotti vengono verniciati, quindi non più vernici chimiche, ma quindi vernici di altro tipo, che usavano solventi all'acqua, acrilici e cose di questo tipo. Per la parte tecnica più di tanto. E quindi per noi è stato in qualche modo una certa rivoluzione, perché cambiava tutto quanto. Da quel momento lì non si poteva più pensare di fare determinati passaggi tecnologici, ma bisognava pensarci in maniera completamente diversa. Questo è stato un momento molto importante, perché si è capito che da quel momento sarebbe cambiato un pochettino tutto. Siccome le rivoluzioni prima passano per un certo mondo, e cioè per esempio nell'aeronautica, poi nell'automotive e poi per tutto il resto, diciamo che chi fa il mio mestiere ha capito che in quel momento lì cambiava tutto, e in effetti è stato così. Diciamo che la velocità non è stata quella che io mi sarei aspettato, e questo è stato un motivo di tristezza per me e un motivo anche di battaglia continua in tutti questi anni che faccio questo mestiere, per cercare di convincere le aziende a fare determinati passaggi e quindi determinate evoluzioni nei prodotti. Adesso provo a raccontarvi un po' di cose che più o meno qui come funziona. Ah, eccolo qua. Quindi io ho messo insieme il passato. Allora,
Partirei da questo. Il passato noi eravamo abituati che tutti gli oggetti, tutti i particolari venivano fatti con materiali, sto parlando di produzione industriale, quello che veniva più utilizzato era in qualche modo il metallo, di varie leghe, di varie tipologie, ma comunque il metallo era una cosa fondamentale. Poi quando bisognava unire il metallo si usavano viti, rivetti, bulloni, dadi e quant'altro, ma il metallo era una cosa in qualche modo nel nostro DNA oramai, del tutto l'Ottocento e fino al Novecento, per noi era abbastanza importante. Poi a un certo punto è arrivata la plastica. E con la plastica è cambiato tutto, perché la plastica ha dato, se vogliamo, una svolta non solo nell'automotive ma in tutti i settori. Tutti gli oggetti che prima si facevano magari in metallo, si cercava di ottimizzare le parti, magari si usava legno, c'è stato un po' il momento della bachelite eccetera, ma fondamentalmente con la plastica si è cambiato un po' tutto. Nel mondo dell'automotive, per esempio, lo vedremo più avanti, le plance una volta erano in legno e con lo strumento inserito nei vari posti, poi è cambiato tutto. Quindi la plastica ha dato una grandissima libertà nel mondo del design, cioè nel mondo in cui si progettano gli oggetti, gli si dà una forma, gli si dà una funzione, ed è cambiato tutto quanto. Io adesso vorrei pregarvi di leggere le parole di questo mio, per me un amico, è stato Nuccio Bertone, che più o meno qualcuno dovrebbe conoscere, il quale ha detto queste parole dei designer. Non viene sempre ricordato Nuccio Bertone, viene sempre in qualche modo associato solo all'azienda e basta. In realtà lui aveva una visione abbastanza precisa di chi faceva questo mestiere. Mi taccio un attimo, ve lo leggete. E questo era un industriale che sapeva il suo mestiere e quindi sapeva anche scegliersi le persone e aveva delle finalità, delle visioni future molto importanti. In questa frase c'è molto della filosofia che dovrebbe andare o perlomeno in qualche modo seguire un percorso insieme ai designer. Una cosa che per me è fondamentale è che l'idea non è un concetto elaborato da un programma, e questa è una cosa, io sono tanti anni che insegno, è una cosa che mi preme dire. Dobbiamo cominciare a pensare che i software, questi oggetti e tutto quanto, quello che è elettronica, non è esattamente quello che crea le cose, ma è semplicemente uno strumento, e questo è importante, perché purtroppo noi abbiamo raggiunto il massimo, se vogliamo, in certe cose, ma adesso c'è in qualche modo un certo senso di decadenza, e quindi dobbiamo stare attenti che le idee sono più importanti dei programmi. Le idee anche assurde, ho messo questa immagine che è abbastanza ridicola, però fa pensare e fa sorridere. L'idea è una scintilla che nasce da un'intuizione, da uno stimolo, a volte casuale, a volte contingente. Io credo moltissimo nella casualità e credo molto poco nella programmazione. Le cose più importanti che l'umanità ha fatto, le persone che hanno inventato cose importantissime, il più delle volte l'hanno fatto o per caso o seguendo delle vie traverse. Chi è volato per la prima volta, i fratelli Wright costruivano biciclette che non c'entrano assolutamente niente con gli aeroplani, quindi molte cose arrivano da vie traverse, non da vie indirizzate. Quindi le scintille sono importantissime per riuscire a creare degli oggetti nuovi e diversi. La plastica non
diciamo che non ci facciamo più caso, perché noi la usiamo quotidianamente, è diventata un'abitudine, qualsiasi oggetto, nessuno più fa caso al materiale. Non ce ne rendiamo più conto, non pensiamo più all'importanza che può avere questo oggetto. Se non avessimo quell'oggetto, cosa potremmo fare? E questa è una cosa terribile. Perché produrre un prodotto, per esempio? Perché produrre il determinato oggetto? Questo prodotto serve? Quali sono i materiali più corretti? Chi decide i materiali? Non c'è più nessuna attenzione ai processi produttivi o al vero motivo dell'esistenza di un prodotto. Se noi facciamo caso, adesso si può fare anche tramite i famosi, quelli che vendono online, se uno guarda la marea di oggetti che ci sono, chi fa il mio mestiere generalmente si fa una domanda: ma chi ha dato l'ok a determinati oggetti? Perché vedi determinati oggetti che proprio non hanno senso, oppure si va all'IKEA, a un supermercato qualsiasi, ci sono determinati oggetti che proprio non c'entrano nulla. Quindi, legandomi al discorso precedente, sì, la plastica sappiamo poi dove va a finire, però pensiamo anche se fare un oggetto in un modo o nell'altro ha senso, oppure magari conviene non farlo, perché c'è anche questa eventualità. La cosa importante per chi fa il mio mestiere è cercare di avere delle visioni alternative. Visioni alternative che bisogna in qualche modo proporre, e non è mai facile, perché bisogna proporre a chi ha un'azienda, deve proporre dei prodotti, deve farli, deve produrli, e qualcuno, se vuoi che l'azienda sopravviva, deve comprarli. E questa è una logica importante, ma è anche una logica che mi deve far pensare: se faccio quel progetto per quel prodotto fatto in quel modo invece che nell'altro, vendo di più o di meno, o nel globale forse ci perdo? Perché bisogna fare questo ragionamento. Io una volta mi sono trovato in un'azienda, io avevo fatto un oggetto per questa azienda, e il responsabile tecnico mi ha chiamato: vieni qua che dobbiamo parlare di una parte del progetto, eccetera. Io non ero mai stato in questa azienda, o perlomeno non ero mai stato in officina. Mi sono trovato con gli operai che mi salutavano e mi davano la mano, eccetera, che era un po' oltre quello che generalmente succede quando uno passa per una zona dove ci sono delle persone che stanno lavorando. Quando ho chiesto il perché all'ingegnere, al responsabile di produzione, mi ha detto: sì, perché hanno saputo che quel prodotto, di cui noi pensavamo di farne un certo numero abbastanza limitato, in realtà in un momento di crisi ha fatto sì che il loro posto di lavoro sia stato salvaguardato, e sapevano che eri tu, perché sapevano chi l'aveva fatto, e quindi in qualche modo erano contenti. Io in quel momento mi sono sentito in qualche modo abbastanza contento di quello che avevo fatto, molto di più che per un premio o per qualsiasi altra cosa, nel senso che queste persone hanno continuato a ricevere uno stipendio, che non è poca cosa, e quindi ero abbastanza... Ma chi è che ha le capacità progettuali per gestire queste operazioni? Moltissimi. Sono fondamentalmente chi fa il mio mestiere. Il mio mestiere è uno di quei mestieri balordi, nel senso che si può fare bene o male, come tutti i mestieri. Puoi fare il chirurgo bene, puoi fare il chirurgo male, puoi fare quello che crede veramente in quello che fa, oppure puoi farlo perché, per tutta una serie di situazioni che sappiamo la vita ci procura. Io adesso vi parlerò di qualche progetto, giusto per fare fare dei focus su qualcosa che abbiamo fatto. Allora, questo per esempio è un oggetto che è il fresco della Irinox, non so se qualcuno lo conosce, per cui abbiamo preso il compasso, eccetera, eccetera. Questo oggetto è stato pensato proprio in quest'ottica, cioè di avere un prodotto che mi permette di migliorare la vita, di fare in modo, e in questo caso l'oggetto è tutto in plastica,
quindi che la plastica fosse usata in maniera tale da contribuire a quello che fa questo oggetto, perché questo oggetto va da meno 30 a più 80, quindi un excursus termico micidiale che generalmente spacca qualsiasi cosa, e quindi la plastica va usata in un certo modo con una certa attenzione. Quindi il materiale che si usa per fare un oggetto è estremamente importante, perché bisogna valutare tutti i vari passaggi. Quindi la nascita di un prodotto, bisogna porsi degli obiettivi, vi è un brief, vi è una ricerca, tutte cose che già sapete, e c'è il progetto. Quando c'è il progetto bisogna pensare al progetto com'è adesso, come si può evolvere e anche come lo devo disassemblare. Quindi devo pensare ai suoi componenti, come posso dividere i vari componenti. Tutti questi passaggi sono, se vogliamo, abbastanza banali per me che faccio questo mestiere, però in realtà bisogna pensarli. Non sempre, per esempio, quando si assembla un oggetto è così semplice lavorarci sopra per chi deve montare un oggetto. Io arrivo dal mondo dell'automobile e la prima cosa che ti insegnano è che impari, ci vai a sbattere, è che l'oggetto va montato, poi va disassemblato, ma fondamentalmente va montato. Quindi tutti i passaggi vuol dire che tutte le persone che ci lavorano, prima passa un signore che fa una cosa, poi ne passa un altro che fa un'altra cosa, tutte queste cose vanno in sequenza. La catena di montaggio è lunga 1,5 km. Quindi tutti i passaggi vanno considerati e poi pensati anche al contrario. In un prodotto come questo, allo stesso modo, bisogna fare le stesse considerazioni con una differenza fondamentale. Mentre nel campo dell'automobile il tutto è molto, se vogliamo, industrializzato, quindi è facilitato da macchine, da sistemi di assemblaggio e da attrezzatura, nel mondo dei prodotti, gran parte dei prodotti che noi usiamo, più piccoli nella nostra vita quotidiana, a partire da una sedia, un tavolo, diciamo che le attrezzature di assemblaggio sono molto minori, il tutto è molto più affidato al lavoro delle persone, quindi alla capacità delle persone e quindi dei tempi e di tutto quello che viene. Quindi bisogna pensare sempre e comunque dei nuovi modi di utilizzo dei materiali. Vi sono i materiali primari e i materiali secondari. Per esempio, se voi avete presente, gli aeroplani della prima guerra mondiale erano fatti di legno e tela, dove il lavoro vero e proprio veniva fatto dalla struttura in legno e dalla struttura in tela, che funzionava da secondaria, ma fino a un certo punto, perché era quella che ti permetteva di volare, quindi era estremamente importante. Ma attraverso determinati stratagemmi progettuali le due cose insieme funzionavano. Siamo passati poi a una scocca, cioè a una lamiera lavorante, una lamiera in alluminio lavorante, per far lavorare meglio questi oggetti. Però la cosa importante è sapere i modi di utilizzo, quali in un progetto, e farne un uso consapevole, cioè sapere esattamente cosa fa quell'oggetto, cosa fa quel materiale, usare quel materiale invece che un altro e fare anche in modo che eventualmente possa essere riutilizzato. La plastica, generalmente, qui ho messo delle immagini, vedete che ci sono la plastica classica degli oggetti che si usa e getta, che prossimamente ci hanno detto che non dovranno più esserci, ma in realtà sappiamo che non è così, perché passeranno ancora molti anni prima che non ce li troviamo più nelle spiagge, eccetera. Però cosa c'è stato a un certo punto? Pensare che la plastica noi la usavamo e la buttavamo. Perché? Perché era facile, perché alla fine fai uno stampo, l'oggetto che ne esce fuori costa praticamente nulla, lo fai del colore che vuoi, la plastica ha tantissime qualità. A quel punto si fanno anche oggetti molto più complessi, molto più, se vogliamo, vicini alla nostra vita, come una poltrona, un attaccapanni, eccetera, il caso di Gufram, il famoso cactus, che penso tutti ve lo ricorderete. Però in questo modo abbiamo
preso il valore di quegli oggetti, della plastica, e l'abbiamo messa in pari con la plastica usa e getta di un piatto che abbiamo mangiato e poi lo buttiamo. Quindi questo non va fatto. Questo è un ragionamento: plastica uguale oggetto solo economico, non va bene. Bisogna cambiare il paradigma, bisogna girare le cose al contrario e fare in modo che la plastica riprenda il suo valore, proprio perché mi dà la possibilità di fare un mare di cose. Se no finiamo in queste situazioni che sappiamo non essere belle, ed essere anzi tragiche. Io personalmente non riesco neanche più a guardare i giornali, perché c'è sempre quella paginetta dove ti fa vedere cosa succede nei vari oceani, la testuggine impigliata, eccetera eccetera, che mi penso anche di poter dire che gran parte è fatto anche dalla maleducazione della gente. Usala, ma la plastica secondo me è preziosa, e quindi proprio per questo dico va usata solo e nel modo giusto, e cominciare a pensare che magari determinati oggetti, qui vedete una lampada che è stata pensata in plastica, ma lo stesso lavoro che fa questa plastica elastica che c'è lì lo può fare un telo di tessuto che non crea problemi a nessuno. Quindi perché andare a complicarmi la vita per fare determinate cose? Allora, il design è a servizio dell'impresa, e qui scusate se sarò un po' polemico, ma non è schiavo. Il designer deve fare un lavoro e deve farlo bene, se no è come dire che il bancario può fare il bancario ma deve fare solo gli interessi suoi, e forse non funziona, perché allora c'è qualcosa che non va. Bisogna avere l'attenzione al dettaglio, chi fa il mio mestiere, ma deve avere anche attenzione al processo produttivo e alla vita di un prodotto. Molte volte la vita di un prodotto è, penso abbiate tutti sentito parlare di obsolescenza programmata. Io mi sono trovato molte volte con qualcuno che mi ha detto: non si può fare in modo che questo oggetto duri solo 2 anni, così poi lo devono cambiare. E io ho detto: guarda che non ti fa del bene, perché non è che tra 2 anni, se sta roba non funziona più, il signore che te l'ha comprato, che adesso è un po' arrabbiato perché non funziona, magari ricompra il tuo. Può essere che ricompra l'altro, tanto per dire una cosa banale. Però questo processo purtroppo esiste, e molte aziende hanno un po' questo sogno malsano, mettiamolo così. Ma in realtà non fa bene a nessuno, anche perché c'è un altro fattore. Nella nostra vita quotidiana ci sono degli oggetti, parlo per me, ma penso che tanti sono così, e mi rendo conto che poi dicono le mie stesse cose. Magari ci sono degli oggetti che ci piacciono anche, col tempo ci siamo anche affezionati e ci piace tenerli lì, cioè quella poltrona, quel... Io quando devo buttare via qualcosa soffro un pochettino, mi dà un po' fastidio, perché se l'ho comprata e mi piaceva, adesso buttarla via mi dà fastidio, è proprio una cosa, non ce la faccio. Quindi nel nostro lavoro si passa dagli schizzi iniziali delle cose buttate giù fino all'ingegnerizzazione. Il prodotto è seguito in ogni fase progettuale, cioè dalla fase in cui si fa il modello, dalla fase in cui si pensa a come viene assemblato. Quindi io devo pensare a come il signore, le maestranze che dovranno montare un certo prodotto, come dovranno fare, e devo pensarci nel modo più giusto e più corretto. Allo stesso modo quando arrivo dall'altra parte della vita del prodotto, quando lo devo smontare. Penso che tutti voi vi siate trovati magari che c'è l'automobile che ha qualche problemino strano, non lo so, non scendono i vetri, si è incastrato qualche cosa. Se uno deve togliere un pannello, porta su una porta di un'automobile, c'è da diventare matti. Perché molte volte non ci sono più le viti come succedeva una volta, ma ci sono degli incastri che quando li togli si rompono, per cui non sai più come mettere insieme l'oggetto. Perché l'oggetto non è pensato affinché l'utente normale possa intervenire, ma
è pensato solo in modo che le persone che fanno quel mestiere sanno come smontarlo e come accedere a questo. Questo ha dei limiti, questo ragionamento ha dei limiti. Vi faccio un così una piccola divagazione. La Kia, che è una casa automobilistica che tutti conoscete, penso, è una divisione della, di un'altra casa ancora più grossa. Loro fanno delle automobili, hanno fatto per scelta loro, di filosofia, hanno detto: invece che fare delle auto che noi non sappiamo poi dopo smontare eccetera, facciamo delle automobili che in qualche modo anche l'utente possa smontarle, che abbiano una certa facilità. Tutto questo ha fatto sì che sia uno degli argomenti per cui la Kia è passata da diciamo risultati sul mercato abbastanza ridicoli a numeri significativi, proprio perché la gente si sentiva in qualche modo più seguita, hanno in qualche modo facilitato chi poteva acquistare, i dipendenti stessi che potevano acquistare le macchine, le loro automobili che costruivano, erano facilitati, un po' quello, se vogliamo, che succedeva tanti anni fa. Io sono nato a Torino, quindi la storia della Fiat la conosco perfettamente. A Torino i dipendenti generalmente acquistavano le automobili che costruivano, le acquistavano con un certo sconto, e questo faceva sì che un certo numero di vetture, 50.000 dipendenti che aveva la Fiat, sono 100.000 vetture vendute a gratis all'anno, che non hanno bisogno di catene commerciali, perché la gente le comprava, le teneva 6 mesi, poi magari le vendeva al fratello, all'amico, eccetera. E non sono numeri da ridere, sono numeri importanti. Così, una piccola cosa, se cominciassimo a pensare anche in questi termini, magari qualcosa cambia. Qui vediamo per esempio un oggetto che è una macchina da caffè, di quelle di uso normale negli uffici che conoscete tutti quanti, e tutto l'excursus, vedete il modello che è stato fatto, lì vedete la macchina realizzata, eccetera. Allora, la cosa importante di questo oggetto è che noi ce ne siamo occupati per quanto riguarda la progettazione e l'abbiamo pensata in ogni sua parte, ma questa macchina è pensata in maniera tale che io riduco il numero degli stampi della metà. Quindi questo oggetto, invece di avere il numero di stampi 4, 5, 6, io ho esattamente la metà come numero degli stampi. Questo fa sì che in qualche modo risparmio, perché con lo stesso pezzo, con lo stesso stampata di plastica, io finisco l'oggetto, e l'oggetto è completamente disassemblabile con materiali che non sono uniti tra di loro in maniera diciamo da non poterli separare. E questa è una cosa, secondo me, importante. Qui vedete l'oggetto. Altre considerazioni: ho preso le macchine da caffè perché le conosciamo tutti. Allora, le macchine da caffè e questi oggetti hanno una grande possibilità, è quella che, cioè, di poter realizzare un oggetto magari non più in plastica. Oppure faccio delle parti in plastica e uso anche degli altri materiali. In questo modo la plastica viene valorizzata, perché nel disassemblaggio io la plastica la posso usare in maniera coerente, in maniera logica, senza dover arrivare a situazioni assurde. Vi faccio anche qui un esempio. Se io... noi ci siamo trovati nel 2014 in una situazione, a Torino c'era un convegno internazionale e uno ha presentato una soluzione di una plancia di un pullman, di quelli lunghi, con la plancia tutta quanta stampata in 3D. Quindi stampata in 3D, ma non in maniera semplice, nel senso che aveva degli stampi per
fare una parte, poi c'era del cartone, c'era della plastica stampata, il tutto era assemblato. E questi hanno detto: questo va benissimo, perché con queste nuove tecnologie riusciamo a fare dei numeri abbastanza piccoli, quindi se io ho bisogno di fare 100 mezzi di trasporto pubblico, la plancia ne stampo 100 pezzi e sono tranquillo. Si è alzato un signore il quale ha detto: scusate, ma state sbagliando tutto. Questo signore era il presidente di chi, adesso non so come si chiamano qua, a Torino si chiamano gli sfasciacarrozze, quelli che poi devono disfare tutte le carrozzerie con tutti i suoi componenti, eccetera. E lui ha detto una cosa molto semplice: se voi fate questo oggetto che io non riesco più a disassemblarlo, cosa posso fare? Non lo smonto, lo butto via, lo bruciamo, è l'unica cosa che possiamo fare, perché non c'è altra possibilità. E quindi dovete pensarci a questa cosa. E questa è una cosa importante, quindi tutti gli oggetti vanno comunque pensati che, per esempio il carbonio, le biciclette in carbonio, no? Io vado anch'io in bici, amo le biciclette, non comprerò mai una bicicletta in carbonio, perché l'unico posto al mondo dove prendono il carbonio che si può riciclare viene preso e sotterrato vicino al deserto del Gobi, in Cina. Allora io penso che tutto questo non sia una cosa logica, cioè una bicicletta funziona benissimo anche se non è fatta in carbonio, è fatta in alluminio, in acciaio, eccetera, se pesa quei 20 grammi in più penso che non ce ne accorgiamo, quindi si può fare questo ragionamento. Chi decide invece l'unico profitto? Quindi il designer deve fare determinate proposte, poi chi decide invece è il profitto, ma non il profitto di domani, il profitto di domani mattina, perché al pomeriggio finisce. Allora forse bisogna cambiarlo questo paradigma. Due cose nel mondo dell'auto velocissime: qui abbiamo una vettura, un prototipo fatto per il salone di Ginevra nel 1969, quindi tantissimi anni fa, da Filippo Sapino, è quella che io considero una delle vetture più belle che siano mai state fatte in Italia. Questa vettura era un po' in plastica, un po' in metallo, come vetroresina, e qui abbiamo le plance. Vedete come siamo passati dal concetto di plancia, un pezzo di legno, qui vediamo la radica, siamo arrivati a una plancia che è tutta completamente diversa. Però il pensiero di dire cosa faccio dopo qui non c'è più, è sparito. Le ultime cose, vedete qui, sono lavori fatti da Renault, e sfido chiunque a poter pensare di disassemblare tutto questo e riciclarlo, è praticamente impossibile, c'è il finto legno, il finto di qua, il finto di là, quindi stiamo prendendo la plastica a imitare un altro prodotto, il che è sbagliato. La plastica ha delle qualità fantastiche già da sola, non c'è bisogno di andare a farla imitare gli altri. E qui vediamo altre due cose, e quindi da una parte abbiamo una Lamborghini con il marchio Renault ripetuto all'ennesima potenza, quindi è un genio chi l'ha fatto, dall'altra parte vedete come la Mercedes cerca di dare alle materie plastiche la parte poetica che generalmente altri materiali non riescono a dare, quindi si può usare bene il materiale. Qui vedete altri studi, sempre utilizzando le materie plastiche. Il futuro cosa ci farà vedere? Ci farà vedere delle materie plastiche usate in maniera completamente diversa, ma valorizzate, quindi dove non c'è solo la parte. In avventura bisogna essere aperti di idee ed essere molti, molto curiosi di quello che avviene. Tutto questo però con consapevolezza. Ci saranno molte parti trasparenti, quindi le automobili saranno molto più, se vogliamo, a contatto con noi, saranno trasparenti, saranno degli oggetti diversi, saranno degli oggetti luminosi, purtroppo avranno anche la guida autonoma, ahimè, dico purtroppo. Però il futuro bisogna anche pensarlo in maniera diversa, un futuro di plastica così che non sappiamo poi come
riutilizzare non funziona, bisogna utilizzarla per quello che la plastica sa fare. Io ho finito, se c'è qualche domanda, se no... Grazie, magari le domande le possiamo lasciare in fondo. Ecco, passiamo a questo punto, visto che abbiamo giustamente sottolineato più volte il tema del che cosa facciamo della plastica quando la disassembliamo, quando il prodotto non riesce più a dare il suo contributo per cui è stato realizzato. E quindi grazie a Luca De Marchi, che vi presento anche qua sinteticamente, ha lavorato presso Enichem S.p.A., centro di ricerche di Porto Marghera, occupandosi di caratterizzazione chimica e chimico-fisica dei materiali, con particolare esperienza maturata nel settore dei polimeri. Ha proseguito la sua carriera professionale in Veritas S.p.A., prima come tecnico di laboratorio, occupandosi di sviluppo di tecniche per l'analisi di microtracce di inquinanti organici. È poi passato al servizio rapporti con i media, seguendo l'attività di comunicazione ed informazione, con docenze sul ciclo idrico integrato, ciclo dei rifiuti e con progetti formativi per scuole e popolazione. È attualmente docente e formatore presso la funzione risorse umane, organizzazione e formazione della stessa azienda. Grazie allora. Grazie a voi. Mi prendo l'HDMI. Permesso? La tecnologia a nostro servizio. Forse. Bene, se non ci sono problemi io rimarrei anche in piedi. Ci sono problemi di inquadratura? Perfetto, allora mi muovo meglio in piedi e perfetto questo. Bene, ho fatto un po' la storia dei prodotti plastici ed essenzialmente vediamo che dal 1862 al 1865 c'è stata un'evoluzione continua e questa evoluzione continua passa attraverso i primi prodotti che successivamente si evolvono. Ci sono tutti dei derivati della cellulosa, della celluloide, e poi si arriva alla bachilite. Quando si arriva alla bachilite, per esempio, gli elefanti ringraziano, perché prima le palline per giocare venivano fatte in avorio, quindi venivano uccisi. Quindi la plastica si sostituisce molto spesso, per caratteristiche tecnologiche, a ciò che era già usato. E quindi questo è un elemento fondamentale e estremamente positivo. Successivamente si sviluppano moltissime altre tipologie di plastica. Io volevo sottolineare per esempio il progetto Ziegler-Natta, che sviluppa il famosissimo, all'epoca c'era Gino Barmieri che ne faceva la pubblicità, era il Moplan, detto anche meglio, scusate i termini quando sono scientifici, polipropilene isotattico. Questo sistema dà alla plastica delle valenze incredibili, cioè quello di cui parlava prima il professore, cioè la possibilità di utilizzarla con proprietà chimico-fisiche in un arco di temperature elevatissimo. Quindi, scusate se uso questi termini, transizioni vetrose, cioè il fatto che ci sia un qualcosa che lascia queste plastiche nelle loro condizioni tecnologiche. E poi aumentano sempre di più, fino ad arrivare al famoso PET, perché lo utilizziamo tutti i giorni in moltissime strutture, il polietilene, e tutte queste cose poi purtroppo si ritorcono contro di noi, cioè diventano negative, non, e lo dirò in maniera molto esplicita poi, non a causa delle proprietà di questo materiale, per me ancora meraviglioso, ma ricordiamoci che poi queste plastiche sfociano in quelli che si chiamano tecnopolimeri, cioè tutta quella parte che ha delle caratteristiche incredibili e sono leggerissime. Pensate ad un telefonino fatto in legno. Sarebbe impossibile. Sarebbe impossibile avere un elettrodomestico se non ci fossero le resine ABS, quindi antiurto. Successivamente
negli anni 80 si inizia a vedere, e poi la spiegherò un po' meglio sta cosa, purtroppo si identificano le caratteristiche negative della plastica nella stupidità umana essenzialmente, e quindi si va a identificare un qualcos'altro che sono le bioplastiche, ok, che però poi spiegherò nel dettaglio, ok. Quindi quando si usa, ed è stato già sottolineato l'altra volta, quando si usa il termine bio, noi diamo sempre questo senso di natura, di cose meravigliose, in realtà bisogna andare a vedere cosa vuol dire, insomma. Allora, il polimero di per sé non è altro che la somma di tanti pezzettini piccoli. La natura, sinceramente, il polimero l'ha già inventato molto prima di noi. Quando noi parliamo di cellulosa, in effetti è la somma di tanti pezzettini di zucchero, e poi potrei diventare altre cose. Quindi la natura ha già inventato il polimero e noi l'abbiamo imitata, perché noi imitiamo sempre la natura, la scimmiotiamo più che altro, e quindi inventiamo polimeri come il polietilene, quando invece dello zucchero ci mettiamo una molecola, una sostanza, un pezzettino che si chiama etilene. Come potremmo visualizzare questa cosa? Beh, la possiamo visualizzare come la pasta asciutta. Quando io lavoravo al centro ricerche, per spiegare ai bambini cos'era una transizione vetrosa, cioè il fatto che una plastica, un polimero, a me piace per chiamarlo così, passi da una forma rigida a una forma morbida, era come se visualizzassimo tutte queste catene lunghissime, che sono come la pasta, che si muovono un po' di più e quindi passano da una forma rigida a una forma più morbida. Le transizioni vetrose noi le vediamo normalmente quando passiamo da una plastica, un polimero rigido, a un polimero più morbido, a una plastica più morbida. E la struttura di questi polimeri è estremamente variabile e varia con le caratteristiche applicative, come diceva anche il professore, nel tempo, e sono assolutamente non eguagliabili al momento attuale. Poi vi dirò un'altra cosa importante della plastica, che sembra negativa, ma è che non è biodegradabile. Perché io ho bisogno di oggetti che rimangano nel tempo, anche perché poi vi spiegherò i limiti delle sostanze biodegradabili, identificando il concetto di biodegradabilità. Allora, intanto va identificato quanto materiale, quanto petrolio viene utilizzato per sintetizzare plastica. Pensate, solo il 4%, solo il 4% di petrolio viene usato per la plastica, e ne abbiamo così tanta in giro, quindi c'è da fare un pensiero di questo tipo. Vediamo che l'evoluzione dell'uso della plastica avviene negli anni 50, cominciamo ad avere tantissimi oggetti in plastica, vedete qui ne ho messi di tutti i tipi, e si sono sintetizzati, fatti nel tempo. Io dico sempre, no, che da quella vasca pubblicizzata da Gino Bramieri passiamo oggi ai famosissimi Tupperware, no? Che hanno questo polipropilene che viene usato nel sistema, ok? Tutte queste cose danno sistema. Voglio ricordarvi, per esempio, ho messo qui i cosiddetti poliaccoppiati usati per patatine, per snack, per cose di questo tipo, che sono dei sistemi non sostituibili per andare a salvaguardare il gusto e nel tempo gli alimenti, insomma, quindi strutturati proprio per questo motivo qua. Qual è il ciclo della plastica poi come rifiuto? Allora, chiaramente nella nostra zona il rifiuto plastica va nel sistema che si chiama VPL, vetro plastica lattine, e vi do questi numeri che nella nostra zona sono anche relativamente elevati. Vi devo dire una cosa però, e anche per riagganciarsi a quei discorsi dell'altro giorno. C'è un dato molto equivoco. Quando noi parliamo del 70% di riciclo, 75% di riciclo della frazione plastica, in realtà in Italia la normativa parla di tutta la plastica dentro il contenitore, quindi purtroppo anche degli errori. Quindi se io butto dentro una ciabatta di gomma nel mio bidoncino vetro plastica lattine, che non è riciclabile perché, dico un altro concetto, è una plastica termofondibile, ok? Quindi non è una termoplastica, ma è una termoindurente.
non è riciclabile, e però va a incrementare quel numero che. Quindi effettivamente da quel 70-75% io avrò un numero che sarà intorno al 60% effettivo, levati via tutti gli sfridi, gli errori e queste cose qua. Vedete che il mondo della plastica è quasi correlato, come il mondo del rifiuto, al benessere. Più benessere ho, più rifiuti produco. Più il mio sistema è complesso, più uso la plastica, ok? Lo vedete in questi dati nazionali. Una cosa molto importante che si sta facendo anche in Veritas, soprattutto in Veritas, è la tracciabilità del rifiuto. Il sapere cosa... Cavo, il solito cavo HDMI che non funziona, eccolo qui. È la tracciabilità del rifiuto, quindi il fatto che il rifiuto, oltre ad essere un rifiuto che viene prodotto, devo sapere come si sviluppa nel tempo. Ricordatevi che questo qua è estremamente importante quando vado a riciclare un prodotto. La plastica noi la diamo sempre come la immaginiamo come un sistema monolitico, non è così, è un sistema che tende ad inglobare inquinanti, è un sistema che tende ad avere problemi. Vi faccio un esempio pratico: una nota azienda che si chiama Coca-Cola in un certo periodo decise di fare una produzione di bottiglie con l'effetto sandwich. La sandwich vuol dire mettere due film di plastica vergine con all'interno un bel film di plastica riciclata. La plastica riciclata per antonomasia in quegli anni soprattutto aveva degli inquinanti all'interno, perché stando dentro una campana, un sistema di sto tipo, e dove ha venduto sta buonissima Coca-Cola? In Messico. Già all'epoca il Messico gli stava, i messicani non hanno gradito. Quindi bisogna sempre fare attenzione a questo concetto. La plastica è un sistema che tende al limite a cedere. Difatti, per esempio, tutte le plastiche alimentari devono avere determinati standard di mancata cessione. Anche in questo caso vi faccio vedere tutta una serie di dati, vi faccio vedere tutta una serie di dati che danno la visione della sensibilità della popolazione rispetto ai parametri di riciclo. Uno dei problemi, ne parlavamo proprio prima all'interno, prima di iniziare la conferenza, è relativo a questo concetto. Ci sono moltissime persone brave che seguono questi incontri, che seguono tutte queste cose, e ci sono però moltissime altre persone che non gli interessano questi concetti. Per loro il rifiuto è quella cosa che devono disfarsi il prima possibile dal rifiuto, e quindi lo fanno in qualsiasi maniera, non gli interessa, vanno ad incrementare quindi quella frazione assolutamente non riciclabile. Vi faccio vedere quali sono le fasi chiaramente del conferimento della plastica e del sistema plastica, che qualche volta io sostituisco al termine plastica polimero, insomma io sono abituato di più a usare questo termine. Quindi ci sarà una fase di conferimento, ci sarà una fase di raccolta, ci sarà una fase di selezione, e quindi dopo che questa plastica è entrata nel bidoncino o cassonetto, lei comincerà a subire una serie di trasformazioni che andranno chiaramente ad avere una certa selezione, ci sarà, e quindi oltre che la plastica avremo pariteticamente in parallelo anche selezione del vetro e dell'alluminio, del metallo corrispondente, ok? Quindi ci saranno queste quattro fasi. Tutti mi chiedono: ma perché mescoliamo queste tre cose? Non potremmo separarle come succede molto spesso in molti comuni? Beh, è facile andare a separare queste tre cose, quindi non serve stancare quel povero utente che già è molto stanco, e che vi farò vedere è molto difficile molto spesso capire qual è la plastica giusta, e ve lo dimostrerò con le bioplastiche. E chiaramente poi, fatta la selezione, io ho anche quel famoso video che dopo, se c'è tempo, lo faccio vedere. È una selezione chiaramente che viene fatta con sistemi ottici a infrarossi essenzialmente, che vanno a identificare la tipologia della plastica e la selezionano con getti. È una cosa rapidissima e anche impressionante da vedere, e separa in maniera
perfetta tutte queste plastiche, anche per colore, quindi la tecnologia riesce a fare tutte queste cose. La selezione inizia manualmente. Perché? Perché se io ho un telo doccia che è fatto di plastica, purtroppo non è riciclabile, e quindi quando me lo ritrovo dentro, se io trovo, come abbiamo trovato, un intero motorino dentro, non è riciclabile, ok? Lo dico per chi magari si può sbagliarsi. E quindi abbiamo questa prima selezione, successivamente abbiamo questa per poi andare con sistemi ottici, a magnetici e altre cose di sto tipo. Il tutto è sufficientemente computerizzato, quindi l'ultima parte sarà assolutamente computerizzata. Tanto per dire, buona parte dell'ultima selezione per tutti i materiali, per esempio il vetro viene separato dalla parte ceramica con sistemi ottici visibili, a luce visibile, ok? Perché uno è trasparente e l'altro no. Se andiamo nei metalli userò i raggi X, se andiamo nella plastica userò gli infrarossi. Tutti questi sistemi intelligenti fanno sì che comunque riesco a separare il tutto. Ecco, questo è stato presentato un po' di tempo fa. Ho messo le caratteristiche di diversi polimeri, i più diffusi. Essenzialmente il 90% sono questi: PET, polietilene alta densità, PVC, polietilene low density, polipropilene, polistirolo. Per chiamarli col nome, il PET non è altro che la bottiglia di plastica, ma anche i contenitori delle olive, ma anche molti contenitori, cioè quella plastica trasparente. Il polietilene ad alta densità è un polietilene che viene usato, il polietilene ha la caratteristica che in relazione a quanto lunga è la catena riesco a fare dai soldatini dell'Atlantic che io usavo, a quindi morbidissimi, i tappi un po' più duri, quindi a più alta densità, fino ad arrivare a quelle quelle ruote particolari che si usano, le cosiddette ruote antifrizione, ok? Polietilene ad altissima densità, è un polimero molto generoso, a me piace moltissimo il polietilene. Il PVC possiamo identificarlo con le nostre schede, le schede del bancomat, il PVC ha la caratteristica, oltre che si facevano i guanti in PVC, no? Perché assomigliano alla pelle. Il problema è che il PVC ha una cosa dentro che si chiama, scusate il termine chimico, di isobutilftalato, che sarebbe un po' cancerogeno. E quindi meglio usarlo il meno possibile, questo prodotto plastificante, insomma. Considerate che il di PVC è fatto anche quel domopack che mettete sopra molti alimenti. Difatti, se guardate in piccolo a sinistra c'è scritto di non appoggiarlo ai cibi grassi, ok? Perché c'è questa trasmigrazione di questo disobutiftalato. C'è da capire quali sono i cibi grassi e no, insomma. Polipropilene, vi dicevo prima, la cosiddetta plastica dura, detta anche, che viene usata per moltissime applicazioni, ok? Il polistirolo, fino a poco tempo fa, adesso ho visto che ne usano anche altri sistemi, i barattolini dello yogurt, c'erano i piatti, polistirolo espanso, quello che si usa per il sempre polistirolo, ok? Dopo questo qua ve lo faccio vedere. Ok, quindi la prima scelta è semplicemente separo, faccio dei granuli e li rifondo, cercando chiaramente che la parte della sporcizia, gli inquinanti, siano il meno possibile. Faccio strutture di nuovo di questo tipo. Molti non lo sanno, ma quello che noi chiamiamo bottiglia, PET, polietilene tereftalato, nome lunghissimo, in realtà ce lo ritroviamo molto spesso in qualche maglioncino, perché si chiama anche poliestere, e quindi quel dal 10 al 100% di poliestere ce lo ritroviamo in qualche maglioncino, che serve se ho una fibra di cotone per evitare che, come succedeva una volta, mi arrivi alle ginocchia perché è più strutturata, se ho qualche altra valenza, che questa sia una valenza positiva strutturata, insomma. La domanda che mi era venuta era, cioè, tutta sta plastica buona viene fatta sta roba qua, ma quando ho quel mix, con quel mix
riesco a fare una roba che si chiama Plasmix. Ok? Plasmix è una miscela di ste plastiche, è una miscela con basso valore tecnologico, cioè riesco a fare sedie, sedioloni, quindi non cose di altissimo valore tecnico tecnologico, perché, scusate, torno indietro di 2-3 slide, perché riesco a fare sta roba? Perché se guardate il valore del punto di fusione di tutti questi polimeri è pressappoco là, 150 gradi, insomma, un po' di più. Ne abbiamo uno che va un po' fuori, che si chiama polietilene tereftalato, che è a 250. Però siccome ha una transizione vetrosa a 80 gradi, vuol dire che diventa mollo a 80 gradi, faccio un bel paponde tutto e viene fuori qualcosa che va abbastanza bene. Ok? Bene. Questa è tutta la struttura e poi vi racconterò alla fine, perché ho visto che le domande mi portano a questo, anche la struttura di ricerca, quindi i nuovi sistemi da questo punto di vista. Questo è tutto l'ecodistretto di Porto Marghera, che quindi è tutta la sezione che va a riciclare materiali che poi verranno distribuiti sul territorio nazionale. Okay? Ma se questo non avviene, se tutto questo non avviene, il problema è l'inquinamento, ok? E queste cose qua. Ricordatevi che la plastica non è il problema, che se mi mangio un pezzo di plastica non succede niente, se per esempio è polietilene. Però se mi mangio altri pezzettini, come avete visto prima, come questi azzurrini, io mi sto mangiando tutti quegli additivi che poi portano ad avere grossi problemi, che si chiamano antiossidanti, coloranti e robe di questo tipo, ok? E quindi hanno sempre quell'atteggiamento caratteristica accessoria, vengono ceduti, ok? Questo è un problema, e questo è un problema ancora una volta legato alla stupidità umana, la stupidità umana che butta in giro per maleducazione queste cose qua, insomma. Questa è una foto che impressiona, perché vedete quanta roba c'è nello stomaco di un albatros, insomma, ok? La plastica ha un'altra caratteristica. 30 anni fa addirittura io facevo parte di quel gruppo di ricerca che doveva micronizzarle, avevamo pensato che una delle strutture poteva essere aggiungere dell'amido al polietilene in maniera da micronizzarlo il più possibile. In realtà ci siamo resi conto successivamente che la creazione di questo fenomeno delle microplastiche, cioè del fatto che la plastica non perde caratteristica ma micronizza, va a dimensioni molto piccole. E quindi va addirittura ad interagire, interferire con il nostro sistema globulare, globuli rossi, globuli bianchi e cose di questo tipo. Nonché viene inserito, visto che si parla di dimensioni nell'ordine dei micron o anche dei nano, con il nostro sistema, addirittura il sistema ormonale, quindi chimico del nostro sistema. In Veritas abbiamo introdotto anche un filtro nel nostro depuratore che va a fare la cosiddetta microfiltrazione, perché riusciamo quindi a intrappolare tutte le microplastiche e tutti i sistemi. Abbiamo comprato anche una macchina molto sofisticata che ci fa questa analisi e quindi il nostro sistema viene chiuso. La plastica va riciclata, punto. Ed è una questione fondamentale. La plastica, come si diceva anche prima, è un qualcosa di prezioso. Ci sono polimeri, ci sono plastiche che costano tanti soldi. E quindi quando io vedo della plastica buttata, una bottiglia di plastica buttata, sono soldi buttati, perché c'è ricerca, c'è sviluppo e c'è una materia prima molto costosa. Quali sono gli errori? Gli errori sono questi, cioè cercare di buttare nella vascone della plastica cose che non c'entrano. RAE sono i rifiuti elettronici, tessuti, stracci, pannoloni. Ecco qua, questa è quella che noi chiamiamo una merceologica, cioè si va dentro e si dice questo va bene, questo va male. Okay? E quindi troviamo il solito tetrapack. Il tetrapack è uno dei grandi cruci del sistema. Il tetrapack essenzialmente, che è sto robo qua, è un
poliaccoppiato, inventato da uno svizzero per la panna, è chiamato così perché era fatto a forma di tetraedro essenzialmente, ed è uno strato di plastica, polietilene, uno strato di alluminio per evitare che escano aromi, questo è evidenziato anche nel, se vedete, i sacchetti del caffè, e poi abbiamo uno strato di carta per dare strutturalità, uno strato di polietilene un'altra volta per la questione alimentare. Bene, questo a Venezia, nella nostra zona, viene riciclato con la parte carta, punto. Se andiamo da qualche altra parte in Italia probabilmente va nella plastica, ma qua da noi va in questo, quindi questo è uno dei problemi. Molti mi chiedono, soprattutto perché ci sono dei progettisti che si sbizzarriscono da questo punto di vista, quando viene accoppiato, se andate al supermercato le potete vedere, delle bottiglie che hanno parte in Tetra Pak, parte in plastica polietilenica. E quindi vedo della gente che lo taglia, fanno. Non dovete fare niente, lo dico, non dovete fare assolutamente niente, ci pensano gli impianti a fare questa cosa. Molti giocattoli sono di plastica, non sono riciclabili, punto. Ok? Tessuti plastici non sono riciclabili, ciabatte non sono riciclabili, come non è riciclabile il rasoio, come non è riciclabile il sistema elettronico, come non è riciclabile alcuni tubi particolari e come non è riciclabile il rasoio, famosissimo rasoio, lo spazzolino e la spugna, ok? Sono tutti materiali in plastica che al momento attuale non sono riciclabili. Ok? Soprattutto le cose piene non sono riciclabili, che non sappiamo dove svuotarle queste cose piene. Allora, io qua ho messo una frase di questo signore che è riconosciuto in tutto il mondo ed è così, insomma, essenzialmente. Cioè la plastica ha la caratteristica di non essere biodegradabile. È inutile sforzarsi a far fare alla natura ciò che la natura non può fare. Ok? Questa è una cosa fondamentale. È l'uomo che continua ad essere stupido. Quando faccio l'esempio e quindi chiedo alle mie platee che differenza c'è tra questi 1, 2, 3, 4, 5 composti, chiedo sempre, no, sono prodotti organici questi secondo voi? Fate finta di dirmi qualsiasi cosa. L'equivoco terminologico sta nel fatto che, per esempio, nel mondo dei rifiuti si parla di rifiuto organico. Okay? In realtà la componente organica nella chimica indica semplicemente il fatto che sia fatto di carbonio. E quindi tutti questi 5 sono fatti di carbonio. Beh, qual è la differenza? Sono biodegradabili questi 5? A plastica speriamo no. Ok? Ma se andiamo a vedere un fazzoletto di carta ci mette 2 settimane in un ambiente predisposto per sciogliersi, la mela ci mette l'esterno un po' di più, l'interno ci mette meno, 3 settimane, la carne ci mette 6 mesi e devo scomodare anche dei batteri che si chiamano anaerobi, quelli che fanno un po' di puzza, quelli che fanno sostanze che si chiamano cadaverina, putrescina, vi lascio immaginare qual è l'odore. E cos'è il concetto? Devo scomodare questi batteri antichi. Gli antichi come batteri sono prima dell'avvento dell'ossigeno nel nostro pianeta, ok? Molto potenti, che fanno sto lavoro. I capelli sono biodegradabili? Beh, pochissimo. Se trovano l'ambiente giusto, è vero che noi abbiamo fatto le analisi sui capelli di Napoleone per capire se era stato o meno avvelenato da arsenico, ma troviamo degli esempi di capello nelle tombe egiziane, quindi pozzi, ok? Quindi lì troviamo catena proteica naturale molto resistente. Se la mettiamo però in un sistema dove c'è il solito acidi proteici che si sviluppano dalla degradazione, anche i capelli riescono ad essere biodegradati. Quindi tempi di biodegradazione, la plastica non è biodegradabile neanche tra 10.000 anni, questo è il problema. E quindi cosa si va ad introdurre? Beh, la differenza tra quello che è il concetto e questo grafico che vi spiegherò perché è artificiale. Cosa è che vado a identificare? Qual è la differenza tra il concetto di bioplastica e bioplastica degradabile? Allora, vediamo sotto, nel riquadro A,
le classiche plastiche che vi ho detto adesso, polietilene, polipropilene, PET, come sono state sintetizzate dal petrolio, punto, oppure da sintesi organica. Se andiamo sopra, nel punto B, queste sostanze sono comunque di origine bio, cioè, e dopo me ne farò vedere un esempio, con due bottiglie di plastica, una fatta in PLA, che è biodegradabile, della Sant'Anna, l'altra della Levissima, che è fatta con sta cosa qua, cioè una parte bio e una parte no. Allora, queste nella parte B sono, si parte da sostanze, da elementi base bio. Li sintetizzo per, non so, la fermentazione del vino e mi ottengo il glicoletilenico che mi serve per fare il PET, ma non sono biodegradabili. La parte C invece sono sostanze bio e biodegradabili, quindi sono ottenute da sistemi bio, quindi vegetali o altre cose, e sono anche biodegradabili, PLA. PLA polilattico, si fanno delle bottiglie uguali identiche al PET, solo che queste con un tanto molto tempo si sciolgono, forse. Nella parte D abbiamo dei polimeri biodegradabili, ma che non vengono dalla parte vegetale bio, ma sono sintetizzati sempre da sistemi fossili, ok? Quindi abbiamo tutte e quattro queste categorie. Uno perché mi dice, per esempio, ma perché vai a farmi sti polimeri non biodegradabili ottenuti da sostanze degradabili? E io rispondo, per il semplice fatto che se domani, spero, non useremo più il petrolio per fare sta roba, ma rifiuti, biodegradazione, tutte queste robe qua, ho comunque la possibilità di sintetizzarmi delle plastiche che mi servono non biodegradabili, ok? Che è un errore pensare che devo avere solo plastiche biodegradabili. Sono in linea? Sì, dai. Ok? Oh, qual è la... Quindi, dette tutte queste cose sulla biodegradabilità, per fortuna abbiamo una normativa che ci dà qualche indicazione. Che indicazione ci dà sta normativa? Beh, ci dice essenzialmente quale e come deve essere la biodegradabilità, quale deve essere la caratteristica di mineralizzazione, cioè la trasformazione in anidride carbonica ed acqua, quale deve essere la disintegrabilità di questi prodotti, quale deve esserci l'assenza di frammentazione del sistema, soprattutto quando si rompe, si distrugge, che non vada a fare disastri quando va reinserita nell'ambiente. Ma molto importante è quindi andare a identificare con dei simboli inequivocabili queste bioplastiche, proprio perché sono molto facilmente confondibili con le plastiche normali, e dopo ve ne farò vedere un esempio. I principali manufatti, i shoppers, quelli che noi usiamo per andare a fare la spesa, ci piacciono, sanno un po' di odore e con quelli vedete una caratteristica fondamentale in relazione a questa normativa: hanno una biodegradabilità in 6 mesi, ma ricordatevi che la biodegradabilità indica anche un depotenziamento delle caratteristiche tecnologiche, cioè io posso comprare una borsetta, io posso avere una borsetta al supermercato che è rimasta 4 mesi in magazzino, puzzerà un po' di più e probabilmente quando metterò 2 bottiglie si romperà la borsetta perché è destrutturata, ma è una sua caratteristica poverina, però ha questa valenza, ok? Quindi potrò avere questo, potrò avere tutta una serie di sacchetti e sacchettoni che dovranno disgregarsi nel tempo. Questa è una cosa meravigliosa che è stata inventata sempre per andare a sanare la stupidità umana. Questi sono dei teloni usati negli orti e dopo un certo periodo, i soliti 6 mesi, degradano e vengono assimilati dal terreno. Perché si usa sta roba? Perché qua, scusate l'eufemismo mancato, perché qualche imbecille a suo tempo piaceva dare fuoco a questi teloni che lui chiamava de nylon, ma in realtà erano di polietilene o PVC, e di conseguenza sviluppava qualche
quantità enorme di diossina che poi veniva assimilata da mucche ed altri animali che noi poi mangiavamo, oppure mangiavamo il latte e tutte queste robe qua. Okay? Questo è uno dei problemi legati ancora una volta alla stupidità umana. Gli articoli monouso, ce ne sono di tantissimi tipi, oggi vengono usati e purtroppo dovrò dirvi alcune cose su sta cosa, e soprattutto vengono usati perché sono il toccasano, sembra, quindi vengono usati alle diverse feste, a tutte queste cose qua. Attenzione agli articoli particolari, cioè dove butto una bottiglia di plastica biodegradabile? Rispondo: nel umido. Ok? Ma come faccio a distinguere questa bottiglia biodegradabile della Sant'Anna, mi sembra, ce ne sia una della Sant'Anna, da quest'altra bottiglia che mi dice, leggete, biobased, PET, deriva dalla canna da zucchero, bla bla bla, ok? Ve lo spiego io. Questa bottiglia è di PET, uguale a quella della San Benedetto, uguale identica, solo che la parte, vedete, quel 30% di glicole etilenico è stato ottenuto dalla fermentazione normale della canna da zucchero, ok? Mescolate assieme però danno un polimero come prima, ok? E quindi è una specie di inganno. Qual è il problema? Guardatelo e dopo ve lo spiego nel mondo dei rifiuti. Questi sono quattro bicchieri, li trovate al supermercato, sono proprio così: uno di polistirolo, uno di polipropilene, uno di PVC, l'ultimo è di PLA, polilattico biodegradabile, sono uguali. E qual è il problema? Che se noi in Veritas troviamo della plastica dentro il sistema organico, ci dà fastidio, ci dà un problema, non è biodegradabile. Viceversa, se troviamo della bioplastica dentro la plastica, ci dà problemi. È degradabile in maniera diversa, è fondibile in maniera diversa e ci dà dei problemi. Quindi la cosa fondamentale è proprio distinguerli alla fonte, e questo è un problema di ordine culturale. Quindi il problema di ordine culturale è che siano identificati in maniera inequivocabile alla fonte e che vadano comunque trattati in una certa maniera. Quindi il rifiuto che entra nella filiera Veritas verrà trattato come rifiuto, riciclato come materia e intrappolato come inquinante. Ok? Vi faccio vedere la parte dei sacchetti che possono o meno essere usati. Noi in Veritas avevamo tentato di dire usate i sacchetti biodegradabili. Siccome c'era il problema che ognuno faceva quello che voleva, oggi noi desacchiamo. Quindi abbiamo una macchina, uno strumento che va a desaccare a prescindere. Ok? Quindi ciclo virtuoso è questo essenzialmente. E quindi l'informazione diventa primaria. Qual è il problema dell'informazione? L'andare a trovare le persone che dovrebbero essere quelle più interessate. Cioè ci sono, come dicevo all'inizio, due categorie di persone: una che vuol fare il meglio per il sistema, le altre che va bene lo stesso. Ok? Bene, io avrei concluso, mi sono arrivate delle domande alle quali chiaramente non posso esimermi da rispondere. A quali centri Corepla è consegnata la plastica CONAI? I centri Corepla sono questi, identificati nella mappa dei centri selezionati nel sito Corepla, quindi li potete trovare tutti. Noi andiamo a darli chiaramente e poi la gestione è interamente Corepla, quindi Corepla sa dove andare a selezionare, riciclare e a chi dare poi questi polimeri che vengono separati. Qual è la quota stessa data ai centri del recupero? 70%. 70% calcolato però, come vi ho detto io, cioè sulla quantità effettiva. Quindi è abbastanza elevato il numero se calcolato sulla quantità effettiva. Allora,
il recupero effettuato dai centri è solo meccanico. Sì, è solo meccanico, cioè ottico meccanico, e quindi c'è questa selezione dei diversi polimeri. E poi c'era la domanda del B del poiché appunto chimico. La domanda della legge, ma la domanda della legge, ma il tema era se la frantumazione, la gestione della plastica riciclata, sì, è meccanica, cioè viene frantumata praticamente. Sì, sì, è essenzialmente meccanica, nella maggior parte dei casi è a secco. La domanda successiva era se c'era anche la parte chimica. Allora, la parte chimica viene introdotta come concetto, che si dice essenzialmente la cosiddetta depolimerizzazione chimica. La depolimerizzazione è il fenomeno inverso, cioè si prendono dei polimeri, facciamo l'esempio il polietilene, lo si mette con dei catalizzatori, cioè i catalizzatori sono di ordine meccanico, sono di ordine metallico, sono dei metalli particolari, e poi si va ad aumentare la temperatura in maniera che avvenga la cosiddetta crechizzazione, e quindi si va a depolimerizzare, quindi si ritorna al polietilene, a queste cose qua. Per molti polimeri va bene, per molti polimeri non va bene, non si riesce a farla. Qual è il problema di questa? È estremamente difficile, perché in un ambiente pulito, cioè se ho solo quel polimero, riesco a farla. Se l'ambiente è sporco, la catalisi inversa è difficilissima, perché ho tutti questi inquinanti che si chiamano veleni del catalizzatore. Okay? Questa strada invece, adesso lo farò vedere, si svilupperà per tutta una serie invece di altri progetti che sono per sistemi più complessi, ok? Sistemi più complessi, che vuol dire trasformazione del rifiuto, e quindi andare a crechizzarlo e a ottenere sostanze di altro tipo. Concludo solo con il nostro centro di innovazione e ricerca, che è il Green Propulsion Laboratory, che chiaramente va a vedere tutta una serie di progetti che riguardano anche in questo caso la sintesi di bioplastiche da alghe o cose di questo tipo, oppure l'utilizzo di alghe per l'imprigionamento della CO2, quindi prendere la CO2 e fare materia organica che poi andrà declinata nei diversi sistemi, quindi progetti di ricerca nuovi, tra cui questi. Bene, io ho concluso. Grazie mille, direi una presentazione molto ricca. Non so se anche tutte queste informazioni su cosa dovremmo fare come cittadini ha stimolato qualche curiosità fra chi è qua. Massimo. Le faccio una domanda, buonasera. Se le faccio una domanda che chissà quante volte le sarà stata posta. Dopo l'esposizione che ha fatto fino adesso, una domanda che appare scontata ma che non ha ottenuto risposta. Come mai nei prodotti non viene evidenziato dove buttarli, quindi a chiare lettere con una solo, non so, U umido, C carta, non lo so, eccetera, sarebbe molto più facile per l'utente, tenuto conto che c'è una volontà di fare una raccolta differenziata o comunque di agevolare una raccolta differenziata, ma spesse volte, vedi l'esempio del Tetra Pak, a seconda delle province non si sa dove metterlo. Io continuo a togliere il tappo di plastica, d'ora in poi non lo farò più. È una questione di lobby, di interessi, no, o di difficoltà a organizzare? Allora, tipo... lei ha centrato, come si suol dire, l'elefante, cioè purtroppo fa parte della normativa nazionale, cioè noi abbiamo diversi sistemi, ha detto giustamente, se qua il Tetra Pak va nella carta, se andiamo in qualche altra località va nella plastica, perché hanno un ciclo diverso, quindi per tutta quella serie di materiali compositi che sono i più difficili per l'utente finale andare a gestire, c'è questa cosa qua. Noi in Veritas abbiamo messo due strumenti essenzialmente per i comuni minori, Campolongo Maggiore, Camponogara, Mira, diamo dei calendari come quello di Barbanera, dove che
dove ci sono gli elenchi di dove buttare la cosa, mentre basta accedere al nostro sito e scrivere quella roba là dove va buttata. Qual è il problema? Ve lo dico proprio spassionatamente. Abbiamo a casa delle cose stranissime. In questo momento non posso dire marche, però vediamo di capirci. Abbiamo degli ottimi biscotti in sacchetto di una marca molto famosa che strutturalmente potrebbe essere assimilabile al Tetra Pak, ok? Ma la quantità di alluminio è poca, la quantità di carta è poca, la quantità di plastica è poca. Nessuno dei tre la vuole, anche se loro continuano a dire che è una roba buona, ok? Se andiamo a vedere tutti quei materiali compositi che ci sono, per esempio, fino a poco tempo fa, parlo di sei anni fa, quando dicevo che il sacchetto delle patatine, il sacchetto degli snack va nella plastica, mi guardavano con due occhi per dire Oggi troviamo, se andiamo in diversi supermercati, una bellissime penne fatte proprio con la fusione di questi materiali, dove si vedono parti grigie con parte di alluminio all'interno. Quindi il mondo del riciclo si è adattato a questi materiali. Qual è il problema grosso in questo momento? E io lo ridico, l'ho detto già due volte, ma lo dico un'altra volta. Il cittadino comune è poco educato, e il poco educato quando si parla di rifiuto vuol dire che ci sono abbandoni, vuol dire che non viene fatta la raccolta differenziata, perché la raccolta differenziata non è quel concetto impositivo che ti dicono devi farla perché così noi lavoriamo meno, oppure come qualcuno mi dice va bene, ma volevo usare un dialettismo ma lo evito visto che siamo in streaming, ma qualcuno mi dice ma poi voi buttate tutto assieme. No, vi ho descritto dei processi sofisticati dove questi processi sofisticati hanno permesso, dopo i problemi che abbiamo avuto molto grossi, hanno permesso di non finire con sistemi che si devono adeguare ad una discarica, per esempio, con tutti i problemi che ci sono in città note come Napoli, Roma, insomma. Cioè i processi industriali legati al riciclo sono fondamentali. L'altra cosa fondamentale sarebbe dare più cultura al sistema, dare più cultura al cittadino, però il cittadino ha tanti problemi, è quello, quindi bisognerebbe in qualche maniera interessarlo. Posso intervenire? Prego. Allora, io sono d'accordo con quello che ha detto, però mi permetto anche di dire una cosa, non è solo il cittadino, è un problema di etica di chi fa un oggetto, di chi produce un oggetto, perché se a un certo punto è di onestà, di correttezza, l'abbiamo visto prima durante la presentazione, che un determinato prodotto, ti vengo a dire che quella bottiglia, non ricordo qual era il caso della Sant'Anna, sì, e quell'altra, quella bottiglia è biodegradabile. Il cittadino non è laureato in chimica. Allora, mi permetto di dire che tu, azienda, non puoi utilizzare quello che si occupa di comunicazione per cercare di creare un inganno più o meno chiaro. Perché è questo che viene fatto, non è il cittadino. Poi il cittadino ha le sue colpe, quelli che buttano i sacchetti per strada, eccetera, non vi dico cosa gli farei, però non è solo il cittadino, è anche qualcuno che deve avere un'altra responsabilità. Si parla tanto di responsabilità sociale. Questa è responsabilità sociale. Tu non mi puoi dare un prodotto che è fatto di sei cose diverse assimilate insieme e lui non riesce poi a dividerle. Io adesso gli farò una domanda che lui mi saprà rispondere perché è un chimico e quindi riconosce le cose. Io mi ricordo che quando ero ragazzino prendevo le lattine di birra, le lattine anche della Coca-Cola, che erano fatte di lamierino. Di ferraccio, per cui si poteva saldare, ci facevi giocattoli, facevi di tutto. Poi a un certo punto le lattine
hanno avuto una componente plastica dentro, per cui non erano più magnetiche, quindi non si attaccavano più, non potevi saldarle, non le potevi incollare perché c'era la plastica dentro, non si collava con niente. Quando qualcuno ha deciso quello, io mi immagino, riciclare una lattina non è solo più alluminio se dentro c'è una componente plastica di un tipo o di un altro che io non so distinguere, ma basta dirlo subito. Quindi, ripeto, secondo me è anche una responsabilità delle aziende. Tu fai un prodotto, perfetto, ma fai quel prodotto e metti la gente nelle condizioni di riciclarla, oppure fai quel prodotto. A me è successo personalmente di vedere far fare un prodotto in un modo, fabbricato in quel modo lì, perché in quel modo lì è più semplicemente bello. Nell'altro magari ti costava un po' di più lo stampo, ma poi alla fine della fiera il prodotto ti costava di meno. È questo il ragionamento da fare. Non è il ragionamento ci guadagno di più adesso, chi se ne frega chi arriva dopo. Probabilmente bisogna cambiare qualche cosa nel ragionamento. È tutto lì. Bene, con queste considerazioni che direi completano gli stimoli che abbiamo raccolto questa sera, ringrazio con i nostri ospiti, chi ci ha seguito, il tempo oramai è concluso e vi saluto alle nostre prossime iniziative. Buonasera. Grazie. Però un pezzettino di video delle ferie. Ah, delle cose che vediamo. Fuori onda. Eh sì, il design purtroppo. Si sente? No. È l'HDMI che non funziona come al solito. Gli imballaggi vengono trascinati tramite nastro trasportatore ad un apposito macchinario adibito alle operazioni di disimballo e lacerazione. La prima fase di selezione è la vagliatura. Il materiale viene introdotto all'interno di un grande cilindro rotante dalle pareti forate, che permette per caduta l'eliminazione dello scarto fine inferiore a 50 mm. Il materiale in uscita dal vaglio passa poi attraverso un sistema di aspirazione che separa film e sacchetti di polietilene e plastiche miste dai contenitori per liquidi e dagli altri imballaggi più pesanti. La fase successiva è la selezione del materiale per pulire, ovvero per tipologia di plastica. E nel caso del PET, anche per colore. I contenitori per liquidi passano attraverso un primo gruppo di detettori a raggi infrarossi che individuano gli imballaggi in colore e la maggior parte bottiglie. E contendo i invece, non essendo colpiti dal getto d'aria, cadono nell'interruzione tra i due nastri e proseguono su una linea loro dedicata. Il secondo gruppo di detettori impiega lo stesso sistema per separare il PET in base al colore. Il primo colore a essere individuato è l'azzurro. A seguire vengono selezionate le bottiglie e i contenitori colorati. Al termine di questi passaggi rimangono per esclusione gli imballaggi trasparenti. In aggiunta al controllo automatico, il materiale in uscita dopo ogni fase di selezione subisce un ulteriore controllo manuale da parte di operatori specializzati. La fase della selezione permette di ottenere materiali omogenei a specifica. Gli imballaggi escono dall'impianto sotto forma di balle di PET trasparente, azzurrato e colorato. HDPE, film e mix poliolefine. A questo punto i materiali selezionati sono pronti per essere venduti da Corefla agli impianti di riciclo tramite aste telematiche. Una volta consegnate all'impianto di riciclo, le balle di PET vengono aperte e caricate su nastro. La prima fase del processo di riciclo del PET è il prelavaggio. Le bottiglie vengono inserite in un mulino, detto trommel.
che grazie a un sistema rotatorio in acqua calda a 90 gradi e vapore permette l'eliminazione delle impurità superficiali, quali ad esempio le etichette. Sul materiale in uscita viene effettuato un controllo qualitativo tramite detettori ottici che scartano eventuali contenitori di PVC residui. Un metal detector scarta metalli, quali ad esempio lattine di bibite. Al termine di questo ciclo di controlli automatizzati, le bottiglie subiscono un ultimo controllo visivo da parte di operatori specializzati. La fase successiva di lavorazione del PET è la macinatura e si compie in due momenti distinti. Le bottiglie vengono introdotte in un primo macinatore, un mulino dotato di rame, che ruotando velocemente in acqua calda riducono le bottiglie ad una pezzatura di 20 mm. Le scaglie di PET così ottenute vengono sottoposte ad un sistema di lavaggio a tre stadi. Il primo stadio è la flottazione. Il materiale viene immesso in una vasca all'interno della quale avviene per gravità la separazione delle scaglie di PET da quelle di HDPE, dovute a residui dei tappi delle bottiglie. Il secondo stadio è il friction washer. Le scaglie sfregano le une contro le altre, pulendosi ulteriormente, immerse in una soluzione di acqua e detergente. Il terzo e ultimo stadio è il risciacquo. Le scaglie vengono lavate per l'ultima volta in modo tale da rimuovere tutte le impurità. La fase successiva è la centrifuga e ha la funzione di rimuovere la maggior quantità di acqua. Le scaglie vengono spinte da un ventilatore all'interno dell'essiccatore, dove seguono un percorso a zigzag prima di uscire perfettamente asciutte. I frammenti di bottiglia vengono spinti nel secondo macinatore, che li riduce in scagliette di 8 mm, dette comunemente flakes di PET. Le scaglie così ottenute vengono avviate all'ultima fase del processo di riciclo, la depolverizzazione, che con un sistema di aspirazione dall'alto consente di eliminare eventuali residui di polvere. I flakes vengono inviati ai silos omogeneizzatori, dove il materiale viene costantemente movimentato. Il processo di riciclo del PET si conclude nel laboratorio chimico interno, dove ogni giorno vengono effettuati rigidi controlli di qualità sul materiale in uscita dall'impianto. I processi di riciclo di HDPE e mix poliolefine seguono una serie di fasi tra loro quasi identiche, sebbene su linee di impianti differenziate, per evitare eventuali contaminazioni tra i due materiali. La prima fase di lavorazione è la triturazione. I frammenti in uscita vengono immessi tramite nastro trasportatore nell'impianto di lavaggio, dal quale passano alla vasca di flottazione, dove vengono eliminate impurità residue e materiali estranei. Dopo l'asciugatura con un sistema di centrifugazione, il mix poliolefine viene stoccato in attesa della densificazione. All'interno del densificatore, lo sfregamento provocato dal movimento rotatorio di una pala induce il materiale a rapprendersi. L'HDPE passa direttamente dall'asciugatura alla fase successiva, ovvero l'estrusione. Il materiale viene scaldato fino al punto di fusione e spinto in uno stampo che forma lunghi fili simili a spaghetti, poi tagliati in granuli da una lama. I granuli di HDPE e mix poliolefine, simili per forma e dimensione a lenticchie, subiscono un controllo qualitativo in laboratorio come i flakes di PET.